Cari amici trader, buongiorno. Oggi è sabato 28 di aprile, siamo alla fine del mese, si è conclusa un'altra settimana, una settimana dove abbiamo visto crollare la sterlina, veramente, ma di brutto, soprattutto poi ieri con i dati che ci sono stati veramente negativi. Adesso si partirà con una nuova settimana, farò l'analisi della settimana che va dal 30 di aprile al 4 di maggio e vedremo cosa succederà questa settimana, questa nuova settimana, guarderemo cosa ci riservano le candele, che è molto importante. Ma andiamo ai fatti e andiamo a vedere cosa succede. Prima di tutto, ecco che mi metto, andiamo a vedere anche il calendario, che è una cosa molto importante, il calendario, vedere se abbiamo qualche cosa, i tassi di interesse o che sono in programma per questa settimana. Scusate, pensavo di averlo già preparato, perdonatemi di questo contrattempo. Allora, andiamo a vedere se abbiamo qualche cosa per questa settimana. Eccolo qua, allora 10-5, allora vedete che il 2 di 5 sarebbe il mercoledì 2 maggio, abbiamo qui la Federal Reserve. Tassi di interesse, qui vedremo se continuerà a apprezzarsi il dollaro americano. E poi il 1º maggio abbiamo la banca australiana, che anche lei con i suoi tassi di interessi, e poi basta. Cioè, sono questi due dati molto importanti da tenere d'occhio durante la settimana. Ma andiamo a vedere adesso euro-dollaro. Eccolo qua, euro-dollaro. Vi ricordate che durante settimane passate eravamo dentro quest'area di 1,25559 e 1,25216666. Come vedete, ha rotto questa resistenza, supporto che avevamo qua statico. Adesso cosa potrà succedere? Ricordo ancora che siamo in un G2, vuol dire che in un G2 weekly siamo alla candela 24. Qui c'è approssimativamente l'incrocio. Qui, se dovesse rompere il minimo a 1,25556, allora potrebbe andare a prendere 1,19552. Da tenere d'occhio, o lo tradiamo, lo trado sul daily o weekly. Se si trada sul weekly, suggerisco di entrerò solo se romperà 1,25566. Se invece lo trado sull'intraday, andrò a vedere il grafico intraday. GBP USD, guardate anche qui un istante, eccolo qua. Vedete che GBP USD, stessa cosa come l'euro-dollaro, ha rotto, se rompeva 1,43455, trend avrebbe potuto partire al rialzo. Qui è andato a prendere 1,37475, non ha ancora toccato questo minimo importante, 1,37059. Comunque il trend per un momento, siamo in un G3, siamo alla candela numero, vediamo qua, 35, siamo, comunque il trend rimane short, anche se qui siamo in una fase laterale. Qualora, io credo che su qui, visto che c'è un incrocio, però non è così ancora, perché potrebbe fare una correzione, qualora dovesse rompere 1,37059, potrei entrare e andare a prendere 1,36601, qui la media 48, oppure aspettare, andare su, tradarlo sul daily, sicuramente potrebbe fare una correzione e poi entrare short. Comunque, qui si parla solo di short, entrerò alla rottura di 1,37059 per andare a prendere 1,36601, oppure lo traderò sul daily e andrò a vedere di prenderlo più in alto, se in caso ci sia una correzione. USDGPY. USDGPY, yen, vedete che siamo in un G3 che aveva chiuso qua il nostro G3, ve lo vado a mettere qui aveva chiuso il nostro G3,
Eccolo qui. Vedete che c'è stato l'incrocio, siamo a 1, 2, 3. Siamo, scusate che lo sposto un po' più basso, vedete qual è la candela che ha fatto 104.636 e 104.629. Vedete che siamo alla 1, 2, 3, alla quinta candela. Qui adesso siamo in una fase molto importante. Qui c'è la conferma, qualora dovesse rompere questo massimo a 109.269, allora si potrebbe, entrerò long. Possibile di un'entrata long e andare a prendere la 110 con 177, la media 48, perché siamo in un G4, che G4 generalmente è ribassista. Attenzione però, perché oppure lo traderei sull'intraday e aspettando una correzione. Staremo a vedere. Comunque il ciclo al momento è un ciclo G4 long, anche se dopo il G4 generalmente è un ciclo ribassista. Sicuramente qui siamo adesso alla quinta candela, vuol dire che deve andare sicuramente a fare sicuramente il mezzo ciclo sarà longo, poi dopo ci sarà la grande discesa. Comunque per il momento aspettiamo, aspetto o lo trado ripeto, su il massimo, se rompe il massimo, oppure aspetto la correzione. USD CAD, dollaro canadese, vedete che c'è questo forte supporto a 1,29038 che non ha toccato il trend. Comunque siamo in un G2 che attualmente siamo alla candela undicesima. Facciamo vedere, il trend comunque resta anche qui al rialzo. Però per il momento qui lo preferisco tradarlo intraday perché c'è un incrocio, ma non c'ho ancora le conferme. AUD USD, eccolo qua, stante. Allora, AUSD ha ritracciato quasi qui sui oltre 76 Fibonacci, è andato a prendere 1,75 0,75 319. Ormai qui siamo in un G1, siamo alla chiusura di questo G1, dove potete vedere che siamo alla candela 21. Qui personalmente non faccio niente, aspetto che ci sia la conferma. Se lo trado, lo traderò intraday perché sul weekly lascio che non ho le condizioni. È inutile entrare short dopo aver fatto già tutta questa discesa. Qui aspetto l'inversione. Per il momento le medie sono ancora al ribasso. Non faccio niente. Qui se lo trado, bisogna tradarlo intraday. NZD USD, vedete che anche qui le medie sono al ribasso, vedete che è andato a prendere quasi 61 Fibonacci, il trend rimane comunque short, siamo alla chiusura del ciclo del G1, siamo alla candela numero 24, questo è da tradare intraday perché qua non ci sono le condizioni di entrata al momento, è inutile entrare adesso al mercato dopo aver fatto tutta questa discesa, qui è meglio aspettare settimana prossima per chi lo trade intraday sul weekly e vedere se c'è un punto di inversione, se no deve tradare intraday. Per il momento è inutile entrare al mercato e potrebbe anche continuare oltre il 61% di Fibonacci, meglio a stare alla finestra. Gold. Il gold, come potete vedere, si trova adesso in una fase diciamo G1, in un G1 weekly, che è nella sua fase di siamo alla candela numero 21, siamo a candela 21, comunque il trend, siamo in una fase laterale, qui potrebbe è inutile entrare al mercato in questa situazione perché vedete che non ci sono le condizioni a mio giudizio, e sicuramente c'è un massimo a 1363, bisogna vedere cosa fa a 1305. Se dovesse rompere il 1305, allora si può parlare di uno short, però io questo lo vado a tradare se lo trado in intraday e sulla candela daily, ma non sul weekly perché non ci sono le condizioni per poter entrare. US Trends, Dow Jones al momento, stessa cosa anche qui siamo in una fase, diciamo, laterale, no,
le vedete dalle medie, non ci sono le condizioni per poter entrare per il momento. Anche qui questo, se da tradare, è da tradare intraday. Poi andiamo a vedere il DAX. DAX, anche lui, vedete che siamo al momento alla fase, vedete qua, diciamo laterale, perché la 48 è andata a prendere la media 48 che non ha rotto. Siamo alla candela numero 5, se dovesse rompere il massimo qui, però attenzione perché qui abbiamo una fortissima resistenza 12.630. Se dovesse rompere questa resistenza, allora potrebbe andare a prendere e ritornare a fare il pullback. Però per il momento questo, a mio parere personale, o entrare, visto che c'è questa forte resistenza, è meglio tradarlo sull'intraday e non in qui, perché per il momento non ho la sicurezza, non ci sono a mio giudizio qua le condizioni per poter entrare, anche se questa dovesse sembra una pin bar, però è meglio aspettare che non c'è abbastanza forza. Vedete poi anche qua dall'RSI siamo in una fase un po' delicata. Poi andiamo a vedere il petrolio. Petrolio molto interessante, andiamo a vedere come ci riserva il petrolio. Il petrolio, eccolo qua, ha chiuso con una doji che vorrebbe dire incertezza. Ha rotto questa resistenza che avevamo qui a 68,4, è andato a fare un massimo. Io ho qua un alert per a 70, verso i 70, 71. E il trend rimane, siamo in un G4, siamo in chiusura ormai, qui siamo, attenzione, all'undicesima barra, potrebbe ancora salire qualche cosa. Qui aspetto, se lo trado intraday, inutile entrare al mercato adesso, sicuramente lo andrò a prendere short, perché qui è in chiusura di ciclo e s'aspetto. Potrebbe fare, si andare verso, se rompe questo massimo, si potrebbe andare a 71, 72 o anche a 75, meglio vedere sull'intraday quali sono le condizioni. Poi andiamo a vedere EURGPY, vediamo l'euro yen cosa ci riserva. L'euro yen, vedete che anche lui si trova, fatto questa ieri questa candela, una pin bar, sembra più a rialzo. Qui attorno attualmente siamo ha fatto un superato il massimo della candela precedente e anche superato il minimo della candela, sembra una doji ribassista, potrebbe qua, se rompe questo massimo si potrebbe andare long, però qui preferisco tradarlo intraday perché non ho le condizioni proprio, le medie non sono proprio, non c'è incrocio, si fa fatica, meglio a farlo intraday perché siamo anche in una fase laterale. Andiamo a vedere il peso che partito qui, scusate, tolgo questo, vedete che ha fatto questa settimana questa candelone, vedete, è andato a prendere questo massimo, vedete, ha rotto il supporto, la resistenza, è andato a prendere questa 19,14, vedete che fortissima resistenza. Adesso qua ha fatto questa pin bar che sembra una pin bar ribassista, però attenzione perché non facciamoci ingannare, qui non c'è nessun incrocio né per long né per short, qui farò una cosa, lo traderò intraday e non farò nient'altro perché è inutile tradarlo in queste condizioni. Poi andiamo a vedere anche AUD/NZD. AUD/NZD, vedete che siamo, dopo aver preso questa seconda settimana, ha rotto, vedete, il massimo della candela precedente, però non c'è ancora l'incrocio. Qui attualmente si potrebbe andare a prendere 1,08, però al momento io sono dentro, sono entrato qui proprio sui minimi, però al momento qui è meglio tradarlo intraday per vedere, perché qui siamo ancora dentro in questo canale, vedete, qui meglio aspettare la prossima candela per vedere se ci sono le condizioni per entrare sul weekly. Poi andiamo a vedere il copper. Vedete che il copper, siamo in un G4, continua G4 che siamo alla candela numero 21. Qui se dovesse rompere i 303,
la media 48, scusate, se compro la media 48, allora qua si potrebbe parlare e andare a prendere i 2,80, 2,79 per un momento. Qui lo traderò intraday, non solo perché qui le medie non mi dicono, non mi danno la condizione per poter entrare. Come avete visto, abbiamo fatto la nostra analisi, c'è da fare da usare cautela, soprattutto che ci sarà il meeting della Federal Reserve e quello della RBA, una settimana dove bisognerà fare attenzione, tradare solo ormai dove c'è stata ormai una forte discesa, una forte salita, è inutile entrare al mercato, anzi bisogna aspettare le inversioni. Io dopo tutta questa bellissima analisi auguro a tutti una buon weekend a voi e alle vostre famiglie. Mi raccomando, riposatevi, siate sempre positivi perché solo così si può battere il mercato e ci sentiamo lunedì, mettetemi qualche mi piace e vi ringrazio ancora di seguirmi nel mio gruppo durante la settimana. Ciao a tutti!